vincere attraverso una forte preghiera. In una sua guida, il presidente Ikeda dice: «Dovreste recitare davanti al Gonzon con questa determinazione. Gonzon, fammi riacquistare la salute, così potrò mostrare una prova concreta per Kosenrufu». Questo tipo di preghiera risponde ad ogni desiderio. In altre parole, ogni preghiera per Kosenrufu porterà alla realizzazione di tutti i vostri desideri. Che cosa è importante nel nostro atteggiamento verso la preghiera? La cosa importante è rendersi conto da cosa dipendono i nostri problemi. In altre parole, dovete capire che la chiave per risolvere i vostri problemi ha due aspetti. Da un lato, riconoscere che le vostre opinioni errate costituiscono la radice di tali problemi. Dall'altro, scusarsi con il Gonzon con la determinazione di lavorare per Kosenrufu. Chiedere scusa al Gonzon per aver offeso la legge con le vostre erronee credenze religiose del passato è il punto di partenza per alzare la vostra condizione vitale. Per questo motivo, nella quarta preghiera, silenziosa, si legge: «Prego per poter cancellare il mio karma negativo creato dalle mie passate offese alla legge e per poter realizzare i miei desideri in questa vita e nel futuro». Esprimiamo i nostri desideri dopo esserci scusati e non prima. È molto difficile mettere in pratica questi concetti perché le persone non riescono realmente a concepire di aver posto cause negative nel passato e di dover per questo chiedere scusa al Gonzon. Tutte le religioni che avete praticato vita dopo vita hanno penetrato la vostra esistenza formando un profondo karma. Gli effetti di queste religioni si manifestano nella vostra vita quotidiana come problemi quali la malattia, la povertà e così via. Quello che dovete fare adesso attraverso il potere del Gonzon è di porre delle nuove grandi cause per riformare la vostra vita in una vita più ritmica e dinamica. Se voi recitate davanti al Gonzon con la forte convinzione di riempire la vostra vita con il Daimoku, pensando: «Ho veramente posto delle cause negative nel passato, mi dispiace davvero», ciò diventerà una grande causa per cambiare le basi della vostra vita. Qualunque sia il tuo problema, anche una malattia, se reciti davanti al Gonzon fino a sentire che il tuo Daimoku ha raggiunto la radice della sofferenza, allora ogni malattia, sia fisica o mentale, sarà curata. La cosa importante è recitare Daimoku che possa raggiungere la profondità della vita. Questo mi riporta all'atteggiamento durante la preghiera. Il segreto sta nel recitare con gioia e gratitudine. Dal Gosho, il Daimoku del Sutra del Loto. Perciò, quando reciti il Daimoku del Sutra del Loto, dovresti essere consapevole che è una gioia ancora più rara che per uno che è nato cieco ottenere la vista. In altre parole, l'atteggiamento basilare davanti al Gonzon durante Gongyo e Daimoku dovrebbe essere quello di un'enorme gioia per aver avuto l'opportunità di incontrare il Gonzon dal momento che è tanto difficile.